Buongiorno. No. Buongiorno, allora sono le 6:20 tipo circa più o meno, sì, 6:19, 6:20 e oggi è il 3 gennaio, inizio un altro weekly vlog. Oggi devo fare un po' di cose dopo lavoro, quindi magari ci sentiamo più tardi sicuramente. Ok, allora, io sono bardata, cioè bardata, io spero di non avere troppo freddo e vado a recuperare il mio motorino che lo porto dal meccanico, cioè in realtà ho appuntamento proprio con lui, quindi pizza, ragazzi, cioè vi giuro, non ho proprio voglia di fare sta roba, però la devo fare. Oh. Fanciulli, buongiorno. Guardate che capelli terribili che ho. Allora, oggi è il 5. Tra ieri e oggi non ho avuto minimamente il tempo di mettermi a fare un vlog. Fatto sta che ieri ho fatto 12 ore e mezzo di lavoro. Io volevo sparare ad una certa e sono andata nella mia sede, insomma, a Milano. E invece stamattina sono rimasta qua nei dintorni di Monza. Sono appunto andata lo stesso a Milano. Infatti ho mangiato anche da mia mamma perché sono passata da mia cugina a fargli un tampone rapido così. Perché purtroppo, cioè io vi giuro, adesso vi racconto questa cosa che veramente mi ha lasciato allibita. Mio cugino ha 14 anni, no? Praticamente è stato dichiarato un positivo, forse addirittura non si sa più di uno, nella sua classe. Sapete che ci c'erano in mezzo le vacanze e nessuno ha comunicato niente a nessuno, cioè loro il contatto ultimo l'hanno avuto il 17 di dicembre e la comunicazione ufficiale ai genitori è arrivata il 3 gennaio. Cioè, vi giuro, infatti ho detto, minchia, ma come? Cioè noi abbiamo fatto Natale, Capodanno insieme, poi, boh, vabbè, insomma, fatto sta che comunque negativo, perciò easy. Però comunque, cioè, è una cosa sbagliatissima da parte in generale dei genitori, cioè io vi giuro, ero allibita da questa cosa. Poi comunque mia zia era preoccupata, perciò, cioè, nel senso, ci sta. Oltre ad avere mia zia preoccupata, anch'io lo ero, obiettivamente, no? Niente. Poi, vabbè, comunque io sabato 1 gennaio avevo fatto un tampone, anche Marco, ed eravamo entrambi negativi. Per ora ce la scampiamo. Niente, oggi pomeriggio invece sarebbe dovuto venire il contatore, il tipo del contatore del gas, ma forse ci pacca. Quindi non lo so che cosa facciamo. Invece domani siamo a casa perché è festa, domani è la Befana, quindi io non lavoro, Marco non lavora. E nulla, insomma, quindi questo è quanto. Ieri sera ci siamo mangiati una bella pizzona quando sono tornata a casa alle 9, che ero morta, morta proprio. Aperitivo. E continuiamo The Crown, se riesco a finire gli ultimi 4 minuti dell'ultima puntata di Emily in Paris. Oggi qualcuno si prende qualcosa di nuovo. Oh, mamma mia. Da-dam! Zacchettino! Abbiamo ceduto, mannaggia a me. Colpa mia, amore. È il MagSafe? Capito. L'asciugamaria si vede un MagSafe e giugno le due regole. È bella, è bella. Sì, è uguale al mio. Questo ASMR. Ti piace? Metti subito la pellicola. Oh Gesù bambino, amore. C'è il nuovo sto telefono. Proprio così? Sì. Che cos'è?
È la parte... Ah, sì. Vedi che ci stanno i perucchi qua, ma... Oh, se va via con questo. Ah. Un'altra, quell'altra là. Così non no, va. No, no, va così. No, va no, così. È giusto, è giusto. È giusto. Se non ci stanno i pelucchi davanti. Fanciulli, allora io mi sono presa queste scarpe, scontate però, non so se si vede, ma sono troppo belle, mi piacciono un sacco, cioè secondo me ho scelto proprio un bel modello, in teoria sono leggermente scamosciate, ma in realtà da quello che mi ha detto l'asciura lì sono... resistenti all'acqua, cioè sono impermeabili. Da 160 le pagate 128, con 20% di sconto. Le ho prese nere, se le avessi prese marroni le avrei pagate addirittura ancora meno, ma tipo meno di 100 euro, 96 venivano. Però alla fine il nero ha vinto sempre su tutto. E Marco si è preso quelle. Non scontate, le ha prese original. Belle anche queste. Guardiamo insieme. No, no, si deve togliere questo. Sì. No, non mi sembra. Sì, il sigillo. No. 2, 3. Ah, non l'avevo detto. Lo sfrattiamo. Questi. Lo sfrattiamo qua sopra tutto. Ma come ho fatto a metterli dentro senza rompere il coso? Vai insieme, sfrattiamo. Vai. E... non ci sono anche le città indoor. Questi che sono? Dopo il chocolate. Ma questi sono buonissimi. Spenslani, i gorroncini. Guarda questi. Guarda. Dopo il chocolate. Com'è? Impegnativo. Impegnativo, si vede. Mi è piaciuto sì e no. Molto buono invece. Non è questo. Penso che mia madre sia passata all'altro del dolce. Penso. Cioè, tieni. No, non mi piace quello. Che vezzosi che siamo. Smaccio. 10. Che quello non andava bene. Come il mio si bloccava. Vabbè, io l'ho giustificata. A me mi serve per l'altro lavoro. Io l'altro mio telefono l'ho dato a mia madre. È fondente. Buono.
Mamma mia, fanciulli, fa troppo freddo. Niente, noi stiamo andando a Milano a mangiare dai miei. E in realtà abbiamo già ordinato il sushi, ma adesso chiamo mia madre. È troppo freddo, sto aspettando Marco. Perché ho dovuto coprire il telo, cioè col telo la mia macchina, ma andiamo con la sua perché poi la metto in garage. Comunque ho sulle scarpe nuove. Aspettate che magari con la luce fa un po' schifo, però ve le voglio far vedere. Eccole qua. Tac. Sono belle, eh? Ho fatto un bel acquisto. Sabato 8 gennaio. Caffettino e barrettina. E devo volare perché è anche già tardi. Oggi sono a Milano. Che gioia. Dopo che finisco di lavorare, ovviamente mi fermo da mia madre. Che mangio lì e poi torno a casa. Vediamo come sarà la voce. Fanciulli, allora, buondì, cioè buondì ormai, buonasera volevo dirvi. E niente, io adesso ho deciso che mi devo fare una doccia assolutamente. Uno, perché ho dei capelli terribili e assolutamente li voglio lavare. Mamma mia, ragazzi, cioè veramente. E niente, oggi è stata questa... Ricapitoliamo. Oggi è domenica, ma ormai è sera. Io devo tagliarmi le unghie, cioè levarmi sto trucco di ieri. Mamma mia, sono proprio disagiata, cioè non ho levato il trucco di ieri sera. Solo che ieri sera abbiamo mangiato sushi e cioè in realtà ci siamo messi a parlare fino a tardi, finché poi dopo non ci è venuto sonno. E stamattina, cioè, mi sono svegliata che dovevo sistemare alcune cose con la fattura, eccetera, e ci ho perso praticamente un'intera mattinata. E poi dopo, appunto, ci siamo messi a pulire casa perché veramente avevamo un disastro che non vi dico, cioè veramente non vi dico, è meglio. È imbarazzante, nonostante l'altro giorno abbiamo pulito lo stesso, cioè io non lo so veramente. E niente, io poi mi sono messa a vedere Amici. E quindi, cioè, mi sono proprio totalmente estraniata. Poi, niente, sono scesa a sistemare alcune cose molto velocemente, infatti fa un freddo assurdo. Sono appena tornata su e Marco sta mettendo la macchina sua in garage. E adesso ho intenzione assolutamente di farmi una doccia, struccarmi finalmente, si spera. E niente, insomma, la settimana è andata così. Da settimana prossima, finalmente all'alba di ieri, a mezzogiorno, solo che io l'ho letto solo la sera, ho ricevuto i turni dei miei vari lavori. In realtà del mio lavoro, che poi sta diventando praticamente la mia fonte principale di guadagno, ecco, solo che, cioè, un po' più tardi, non lo so, vabbè, lasciamo perdere veramente. E oltre al fatto che ci sono proprio degli errori di tempistiche sopra, quindi domani devo pure chiamare, però vabbè, lasciamo perdere, non è che sia tanto contenta di questa cosa qua. E niente, insomma, quindi la settimana prossima mi sa che sarà una settimana abbastanza impegnativa, però la cosa positiva è che finirà venerdì, quindi almeno sono contenta per questo. Mi sparerò perché sarà abbastanza tosta secondo me, però vabbè, ce la si fa, ce l'ho sempre fatta, perché non potrei farcela ora. E stavo anche vedendo prima un video, insomma, della famiglia che seguo, Mirko e Teresa, nelle Filippine, ho visto che c'è stato appunto il tifone. In realtà li ho sempre seguiti, ecco, anche se molto silenziosamente. Nelle Filippine c'è stato un disastro e mia zia, che c'è appena stata a causa di, purtroppo, urgenza, forze maggiori, insomma, è ritornata da poco in Italia. E tra l'altro, oltre al tifone, eccetera, in questo momento c'è un'impennata di casi nelle Filippine col Covid assurda. In realtà prima stavano abbastanza tranquilli rispetto anche a noi, ma vabbè, lasciamo perdere. È una situazione dove veramente non ne stiamo più uscendo. Io, se devo essere sincera, ho le scatole proprio piene e nulla. La cosa positiva però di questa settimana è che sono andata a ritirare il mio motorino e che funziona.
Quindi finalmente adesso ritorno a girare per Milano in motorino, perché credetemi, è una grande fortuna, oltre al fatto che io per tutto dicembre, fate metà novembre, tutto dicembre ho speso in carnet, in biglietti e una marea di soldi. E niente, questo. Basta, fanciulli. Spero di non avervi tanto annoiati. Magari la settimana prossima spero di riuscire a filmare un po' di più, perché è stata una settimana di ripresa lenta, però cioè comunque io ho lavorato e nulla, basta. Vado a lavarmi.